A te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa abbiamo vissuto momenti abbastanza intensi ragazzi, perché ci siamo ritrovati comunque a scappare da quei cunicoli bui pieni di infetti e alla fine dei conti le verità sono salite a galla, perché Ellie ha dovuto dire una volta per tutte a Dina che è immune e questa volta le ha dovuto credere perché l'ha vista respirare le spore ragazzi, quindi c'è trippa per gatti. E inoltre Dina ha confessato di temere di essere incinta perché ha un ritardo di questo soltanto di qualche settimana, cioè proprio una robetta. E quindi alla fine ci siamo ritrovate all'interno di un teatro dove Ellie alla fine ha trovato una chitarra e questo ragazzi è stato un buon pretesto, chiamiamolo così, per riportarci indietro nel tempo 3 anni prima se non sbaglio e farci rivivere un meraviglioso e super nostalgico flashback con Joel. E infatti la volta scorsa ci eravamo salutati esattamente qui, anche se questa scenetta del cappello già l'avevamo vista, ma poco importa ragazzi, la riguardiamo sicuramente molto volentieri. Sembra una giraffa. Sì, hai ragione. Ehi! Nel ricordo dei bei vecchi tempi. Ha un suo fascino. Te l'ho detto. E come vi ho detto la volta scorsa ragazzi, io vi chiedo scusa per questo, ma se dovessero esserci altri flashback come immagino che sarà, ogni volta mi vedrete comunque con i lucciconi agli occhi, perché regà, a maggior ragione dopo quello che è successo rivedere Joel e vedere comunque quanta premura avesse nei confronti di Ellie mi farà sempre fin troppo male, veramente fin troppo male. Ho letto che comunque fa più o meno lo stesso effetto anche a voi, quindi mi sento un po' meno sola sapendo che comunque ragazzi giochi del genere possono suscitare davvero emozioni simili. Sapevi che c'era? No, non fa per te. Meglio tornare indietro. Oh, ma smettila. È vero. Che lei diceva sempre di sognare, no? Di fare l'astronauta. E lui ovviamente se ne ricordava molto bene. Wow! Joel, conosci i nomi di tutti i pianeti? Mentre volavo, tu mi gettasti su un nuovo pianeta. Ti si è fritto il cervello? Mentre Mercurio, volavo Venere, tu Terra. Ok, ho capito. Bel sistema. Metodo insomma per ricordare le iniziali praticamente di tutti i pianeti, anche se ovviamente questi ragazzi sono solo quelli che conosciamo del nostro sistema solare, ma sicuramente ce ne sono anche altri. Ehi, Joel, indovina qual è stato il primo animale nello spazio. Questa la so, era una scimmia. No, erano mosche. Mosche? Nel 1947, per studiare le radiazioni ad alta quota, e sono sopravvissute. Sei in gamba ragazzina. Grazie. Quando una cosa ci appassiona. Cosa? No. Evidentemente lei si è documentata leggendo libri e robe che è riuscita a trovare in giro. E questa è una cosa bellissima, ragazzi. Ok. Ci fa un bel disegno la cara Ellie. Vediamolo un po'. Un giorno. Bello ragazzi vedere che anche in tempi simili una persona può comunque non smettere di sognare. Una cosa molto poetica e molto commovente sicuramente. Cioè comunque per una persona che ha una passione simile questo deve essere un gran bel posto da vedere. E guardate un po' Joel che è andato a beccare, regà. Sì, cazzo. E dov'è il volante? I rover non hanno il volante. Hanno i joystick. Ah. Aspetta. È quello vero? Dato che l'originale è rimasto sulla luna, direi di no.
Beh, è una riproduzione. Fedele, ma una riproduzione. Va bene, andiamo avanti. Qua ci sono le tute, ragazzi, le tute spaziali. Mi sembra di aver sentito, raga, che ogni tuta spaziale costa tipo quanto, tanto più, insomma, di quanto noi potremmo immaginare. Tipo un costo veramente assurdo. Bellissimo. Che odore c'è lì dentro? Di spazio. E polvere. Quanto è carina, raga, pure lei. Cioè, è bello vederla entusiasmata così tanto. Ok, possiamo cambiarlo, quindi. Che figata. Non lo so, ci teniamo questo, ragazzi. A me piaceva di più questo, non so perché. Quindi lasciamo che si tenga questo. C'è un simbolo dell'aquila dietro, quindi direi che è fantastico. E questa si può aprire. Dopo di te. Occhio alla testa. Wow. È pazzesco. Ok. Wow. Wow. Guarda quanti sono questi comandi. È incredibile, cazzo. Insomma, riesci a immaginare come... Buon compleanno, piccola. Oh. Che cos'è? Questo è un pezzo di storia, un reperto raro. Prendila. Mamma mia, regà, un Walkman. Si chiamano così, vero? Mi sembra di sì. Ora chiudi gli occhi. Ne varrà la pena. Ok. Ne è valsa la pena. E c'è bisogno di chiedermelo. Non c'è di che, piccola. Che ne diresti se continuassimo a cercare? Sì, ok. Ok. Thank you.
tornata sulla Terra? Sì. Mannaggia, regà. Cioè, mi commuovo perché... cioè, questi sono pensieri talmente speciali che ti riempiono il cuore. Magari pensieri speciali che può avere solo un padre nei confronti di sua figlia. Cioè, lui, sapendo che sarebbero andati lì, si è preoccupato pure di trovare questa cassetta con questa registrazione del lancio dell'Apollo 11, così da permetterle di ascoltarlo una volta sopra la navicella. Se vogliamo chiamarla navicella, non so quale sia il termine più tecnico, ma è una cosa, ragazzi, troppo commovente, cavolo. Cioè, vedete quando poi uno dice che non conta il regalo, nel senso, se parliamo di oggetto materiale, perché magari sono molto più importanti esperienze simili, no? Davvero commovente, ragazzi. Poi a maggior ragione sapendo che Joel con lei, cioè, non posso fare a meno, ragazzi, di emozionarmi così. Aspetta. Vedi che cacchio è bloccata, mamma mia. Grazie. Che dolce Joel, l'ho sempre detto, regà. Il museo continua là sotto. Non sono mai stato di te. Wow. Andiamo. Ok, ma come pensi di arrivare laggiù? Direi che è il caso di buttarsi. Lì mi sa che c'è la parte dedicata agli animali. Ci andiamo subito. Wow! Sempre farmi preoccupare. Vieni qui. Dai, no. Buttati. Ehi, come no? Di chi è il compleanno? Non te ne approfittare. Voglio un bel tuffo. Non possiamo fermarci. E la corrente che mi trascina? Wow. Geronimo! Oh. Non male. Ok. Scusate se non dico molto come sempre, ragazzi, ma la poesia di certi momenti non può essere rovinata da futili parole. Ok, possiamo andare. Vediamo il resto del museo, sempre se non ci sono cose spiacevoli all'interno. Ehi, e sempre se finta. Riusciamo ad entrare. Non lo so. Ti apro io la porta. Coraggio, non molliamo ora. Lui ha paura che magari dentro ci sia qualcosa, molto probabile, anche se comunque, cioè, infatti qua dentro forza. La vedo un pochettino dura, però mai dire mai. Ok, che bello alto, eh. Opla. Ah, come gliela apro la porta? Se ok, brutte notizie. Bloccato. Qui la porta è bloccata. Beh, vedi se trovi un altro ingresso. Io faccio il giro all'esterno. Okay, sta attento. Sta attenta tu. Va dinosauri bene. Dappertutto. La premura non è mai troppa, ragazzi. Centro di storia naturale. Esatto. Oh. Fauna del Nord America. Vediamo un pochettino cosa ci propone il museo, eh. Sempre se... wow. Che figata. Dura la vita, eh? Questo è un alce, suppongo, no? Sì, esattamente. Sono animali, ragazzi, che possono raggiungere anche notevoli dimensioni, quindi... c'è una carta qui. Ma tu guarda un po', abbiamo trovato una delle nostre carte da collezione, ragazzi. Saura, giusto per stare in tema dinosauri. Il bisonte... E di qua che cosa abbiamo? Questi sono... oddio, mi sfugge il termine. Sono arieti, probabilmente. Oddio. Gli serviva un abbraccio. Ho ucciso per loro, in che senso? Allora, già questa scritta direi che è poco rassicurante. Questi sono rapaci, sono tutti rapaci. È troppo buio qui. Che belli, ragazzi. Dopo Iana, quella è un'aquila reale. Goofy. Che belli, stupendi.
Qua ci sono altri pennuti. I quattro soldati al cancello. L'ultimo piangeva. Soldati, what the fuck. Beh, comunque in effetti è troppo buio qui. Oh, merda. Oddio, Gemmo. No, niente sorpresine. La donna che abbiamo torturato è morta soffocata dal suo sangue. What the fuck. Ma perché? Cioè, no, stiamo vivendo una così bella esperienza senza rotture di palle. E mo ce ne resta qualcosa nascosto in questo museo? Su, Mannaggia. Il rumore viene da qua. Aiuto, prendiamo una di ste bottiglie. Per carità divina. E quest'altra scritta cosa dice? Il ragazzo che si è lanciato nell'esplosione, non ho potuto fermarlo. Cioè, raga, ma è tutto, cioè, terrificante. I disperati che si erano introdotti nel campo erano solo affamati. Cioè, ma tutte ste scritte, straccio. È alquanto inquietante, direi. Perché comunque abbiamo appena passato, raga, una sezione del museo che era messa bene, era bella luminosa. E adesso ci ritroviamo qui, completamente al buio e sentendo rumori poco piacevoli. E dei morti. Dei morti ormai direi mummificati. Ciao caro, scusa Leggiamo sto foglio, che dice? Volevamo mettere fine alle sofferenze, volevamo salvare l'umanità. Ogni qualvolta sacrificavamo una parte di noi stessi, i nostri leader ribadivano: ne varrà la pena. Ora ci siamo sciolti, i nostri peccati non sono valsi a nulla. Pensavo che venire qui avrebbe risvegliato qualcosa, uno scopo. I miei genitori mi ci portavano spesso. È uno dei miei primi ricordi prima del contagio, prima della crudeltà e della violenza. Ricordi che ora risvegliano solo altra rabbia. Non voglio più vivere in questo mondo. Non posso accettare quel che sono ora. Perché questo mondo, ovviamente, magari, ragazzi, ha costretto le persone anche a comportarsi in modi che non avrebbero mai potuto concepire. Non c'è nessuna luce. Si vede che non ci sono luci qua dentro. Oddio, allora, se parliamo di insetti, anche no, per favore, niente insetti. Non mi piacciono gli insetti. Mamma mia. Allora, aspetta però. Qua c'è niente. Niente, bottiglia al massimo. Oh, straccetto. Dov'è lo straccetto? Me lo stavo per perdere. Era nascosto qua sotto. Va bene, passiamo in questo antro oscuro e terrificante. Bello il lupo lì in agguato. Stupidi animali finti. Mamma mia. Cioè, raga, fanno la loro porca figura, sono fatti benissimo, devo dire. A me probabilmente mi avrebbe preso tipo un colpo. E anche quest'orso con i suoi orsacchiotti. È tutto finto, vero? Beh, oddio, non penso che... Sono qui! Che diavolo era? È un cinghiale, niente di che. Pensavo fosse impagliato, animale. Ok, muoviamoci. Voglio accendere un falò prima che faccia buio. Forza. A causa di quello si atto il giorno 2, ok? Di quello che le aveva detto Joel, Ellie quindi non era più rimasta con una buona idea, no, delle luci, perché appunto era convinta che alla fine fossero state loro a non combinare, a non concludere più niente. Però secondo me lei col dubbio c'è sempre rimasta.
aveva chiesto a Joel di giurarle che stesse dicendo la verità. Lui gliel'aveva giurato, però temo che il dubbio in lei fosse sempre lì, ragazzi. Brutto a dirsi, ma è così. Comunque sento un'interferenza radio, quindi magari qualcuno è stato capace o di farla funzionare come si deve o di mettersi in contatto giusto con questa radio. A meno che non c'è Dina di sopra o non c'è qualcun altro di sopra, eh? Era di qua, vero? Sì. Se non sbaglio, sì. Che succede? Direi che sei proprio incinta. Quanto sono sexy, eh? Uno schianto. L'hai riparata? Si era staccato un filo. L'antenna. Hanno trovato il caos alla scuola. Bene. Questo tizio, Owen, è scomparso. Oh. C'è la spalla destra di... Magari l'ha preso Tommy. Abby. Magari. Lei invece? Ancora niente. Unità Romeo, vi vogliono al sito 2. Ripeto, trasferitevi al sito 2. Confermate. Allora, i numeri sono postazioni. Lo studio TV dove eravamo è il 6. Le comunicazioni arrivano spesso dal 2, credo sia la loro base. È utile. Senti, ieri sera è stato stupido. Già. Vittime rinvenute al 14. Tutte le unità a rapporto. Passo. Qui sito 13, unità Lima in arrivo. Quante iene? Passo. Nessuna iene. Un intruso, un maschio, è armato. Un intruso maschio? È Tommy. Tommy. Dov'è il 14? Non sono sicura al 100%. Ok, prova. Infatti, possono solo fare supposizioni. Se questo è il 7, mentre il 12 è questo, qua giù. Penso sia qui, in questo quartiere. Il Crest. Ok. Raga, comunque questa è incinta, cioè in uno stato interessante. Come fa? Dina. Come fa a viaggiare, sì, a camminare, a non correre? No. Mamma mia. Lo troverò, ok? Tu continua a spiarli. Sì, ok. Aspetta. E andare da soli, cioè. Dammi la mano. È un portafortuna. Non credo alla fortuna. Ma io sì. L'unica, regà, cioè non può starle dietro. Poi si creano situazioni comunque difficili. Sarebbe un grosso problema. Ok. Quindi okay, siamo arrivate a Hillcrest. Così il posto è questo? Così sembrerebbe. C'è sì, direi sul che cartello. È questo. Eh sì, succede roba spiacevole. Quindi ragazzi, che dire, siamo tu. Soli. Siamo soli e non credo che ci sarà
Cioè, comunque Dina di tanto aiuto non è che fosse, se proprio la vogliamo di tutta. Però magari ci poteva dare una manina in certe situazioni. 105 integratori. Ah, posso usarli? Me lo vogliono ricordare, giustamente. Allora, ragazzi, io direi che visto che abbiamo 107 pillolette, di usarne 40 per comprare questo, quindi aumentare la velocità del movimento in modalità di ascolto, che comunque può essere utile, anche perché poi vorrei arrivare a comprare appunto questo, che danni normalmente letali mi lasceranno con una ridotta quantità di energia, però insomma non mi uccideranno, quindi questa comunque potrebbe essere una cosa positiva. Dopodiché, ragazzi, voglio arrivare a prendere anche questo, eliminazioni furtive più veloci, quindi per forza di cose devo spendere 50 pillolette per comprare movimento ora disteso rapido, quindi comunque permette di essere più veloci anche ora distesi. Quindi cosa ci dice il diario? Come faccio ora? Come? Avevamo appena, non avrei dovuto dirglielo. Ora mi tratterà diversamente, lo so. Perché mi si doveva rompere la maschera, cazzo? Quando ha scoperto di essere incinta? Dove eravamo un paio di settimane fa? Boaz, ricordo che a Kennewick aveva vomitato. Non ce la faccio. Ora tutto ha senso, merda, la nausea. Devo essere esausta. Che cazzo, Dina? Perché non me l'hai detto? Perché non ti sei fidata? Di lei ti fidi, invece? Che faccio ora? Non si torna indietro, è tardi. Chiudiamo questa faccenda il prima possibile. Quindi ovviamente i pensieri agitati di Ellie riguardo tutta questa faccenda. Vediamo che altro abbiamo qua. Allora, qua dentro, oh, questo lo posso aprire. Aha, lo sto per perdere, mi sto per perdere il nulla perché c'era veramente niente. E vediamo, allora, qua altre pillolette. Benissimo, ne dobbiamo raccogliere il più possibile, ragazzi. E di qua si esce sul retro, esattamente dove dava appunto quella grata lì. Quindi di qua si arriva in strada. Vediamo, ragazzi, di qua, entrando in quest'altro retro. Questo? Sempre, ci considera conigli, mostra i denti. Cos'altro c'è qua? Vabbè, join the Washington Liberation Front, va bene. Tutto molto interessante, come sempre. Niente, colpi al massimo, ho già tutto bello che è ricaricato, vero? Sembrerebbe di sì. Oddio, non mi fate altre sorpresine, perché già il cinghiale mi ha fatto più abbastanza un colpo, se la dobbiamo di tutta. Una lavanderia, ragazzi, a gettoni. Straccetto. Che altro possiamo raccattare da qua? Sembrerebbe proprio niente. Il bagno è stato veramente sbarrato, del tipo non accedete perché c'è sta un tanfo, una puzza veramente incredibile. Le regole del WLF vanno rispettate. Le istruzioni dei soldati WLF vanno seguite alla lettera. I collaboratori della Fedra saranno giustiziati. È vietato lasciare le aree assegnate senza autorizzazione. Il coprifuoco resta in vigore fino a nuovo ordine. Va bene, sto WLF, regà, comandava per comandare, diciamola così. Io entrerei anche qua. Un bel negozio di vestiti. Che passiamo un po' di shopping. Cosa c'è? Qua non c'è proprio una beneamata mazza. Ma qua posso aprire e prendere lo straccino. C'è altro? No, ok, pensavo di aver lasciato qualcosa. Vediamo. Altro straccetto. Allora, qua si apre una voragine verso il basso, ma io vorrei prima aprire qua. E vabbè, questo da fuori è ok. Però di qua c'è un'altra porticina che è ovviamente bloccata, e te pareva. Quindi purtroppo non ci resta, ragazzi, che andare sì, domani, se c'è salto dentro. C'è qualcuno qua? Ripeto, niente sorpresine, perché non sono per niente gradite. Si è allagato tutto un po' pure qua, ragazzi. Questo cos'è? Boris Legasov, Sunnyvale Archery, primo posto, ammazza. Ha vinto il primo premio a una competizione d'arciere, grande. Questo fo... che bello. Niente male. Buon compleanno, papà, il miglior cacciatore di clicker di tutta la ZQ. Ah, cacciatore di clicker, ok. Vabbè, alcol, pillolette... ingranaggetti, colpi al massimo. Siamo sicuri di avere... aspettate, colpi al massimo pure per questa. Io ricaricherei, sì, raga, niente, c'ho tutto al massimo. Ingranaggetti. E qua c'è un meraviglioso banco da lavoro. Ma prima aprirò
Questo cassetto, niente, colpi al massimo. È possibile che sono stata così brava da non usare tutti questi colpi? A me mi sembra strano. Aspetta però, ci stavano altri ingranaggetti qua sopra. Aspetta un attimo. Spegni un attimo tutto. Ah, 4 e 1. Beh, altri 5 ingranaggetti possono essere ovviamente utili. Quindi, vediamo un po'. Vediamo un po' i potenziamenti, ragazzi, del fucile a pompa, che sapete è la mia arma preferita. Quindi capacità e stabilità, niente, a posto. Incrementa la cadenza di tiro, va bene, dai, usiamo 40. Aspetta però, devo un attimino, ragazzi, forse concentrarmi pure un po' di più su ste cacchio di pistole, perché comunque sono armi che sicuramente mi ritroverò ad usare, quindi. Però mi devo ricordare di usarle, raga, le pistole, veramente, se no sti ingranaggetti li butto all'aria. Quindi 50 ingranaggetti per migliorare la stabilità del revolver. Mi taglie tutta. Una bella pulita. Ok, quindi adesso mi rimangono 26 ingranaggetti. Regà, non posso fare veramente una mazza. Quindi ricarichiamo di nuovo. Ecco fatto. Poi mi sono dimenticata qualcosa. Sembrerebbe di no. Uso sempre il condizionale, ragazzi, perché pare che ci sia sempre qualcosa che mi sfugge, per quanto comunque mi impegni davvero al massimo per esplorare l'ambiente che mi circonda. Lo sapete benissimo. Quindi allora, vediamo un attimino qua fuori cosa abbiamo. Ammazziamo monnezza, qualcosa? No, mi sa che ho pestato una merda. Ho sentito tipo o robe simili. Ma qua ci sono già stata? Qua dentro? Non vorrei dire, ma mi sa proprio di no. Non mi ricordo di aver visitato una cucina. E infatti quest'alcol non è stato preso. E qua non c'è altro. Quindi, regà, quello che mi sta venendo in mente, cioè Tommy sta andando ancora avanti tutta, eh. Non vorrei dire, ma pure Tommy è da solo. Cioè, quell'uomo è un panzer, Dio santissimo. Nessuno riesce a fermarlo. Cioè, avanti tutta, senza guardare in faccia a nessuno. Vabbè, fatto sta che io adesso mi sono un po' persa, però. Dettagli. Allora, qua sì, ci sono stata. Perfetto. Almeno riprendo un attimo ad orientarmi. E lì è da dove sono arrivata. Quindi direi che possiamo procedere da questa parte pure noi, avanti tutta. Chissà se riusciremo, ragazzi, a riunirci a Tommy in qualche modo. Eccola. I bastardi sono troppi. Io da sola, cioè pure in due però, regà, pure in due, che cavolo avremmo mai potuto fare? Assolutamente nulla. Quindi allora, prima di andare da quella parte, vediamo un pochettino se qui c'è qualcosa di utile. Saliamo qua, il mattone non potevo comunque prenderlo. Però posso usarlo per spaccare questa? Ah, certo che posso, e poi ne raccolgo subito un altro. Mica c'è qualcuno qua, no? Mamma mia, regà, troppo bui sti negozi. Ok, allora qua non ci abbiamo una mazza. Di qua. 8 pillolette. Ma che belle notizie. Qua c'è un foglio che chissà cosa ci racconterà. Boris, in cosa ci siamo cacciati? I lupi avrebbero dovuto contribuire a migliorare la situazione. L'esercito teneva per sé tutte le risorse, controllava le nostre comunicazioni, impartiva ordini. I lupi hanno fatto esattamente lo stesso e ora vogliono trasferire tutti quanti dentro lo stadio. Stiamo scherzando. Sono cresciuto in questa città e l'ho difesa dall'epidemia. Non ho la minima intenzione di rintanarmi in un campo profughi in cui sarò costretto a chiedere il permesso anche solo per pulirmi il culo. Questa è casa mia. Ci serve un piano. Non possiamo arrenderci al peggio. Uli. Beh, qualcuno comunque che aveva da ridire alla supremazia dei lupi stessi. Perché appunto, regà, poi queste se cose vanno così, c'è sta poco da fa. E te promettono, ti liberiamo dalla dittatura di Tizio, Caio e bla bla bla. E poi magari loro fanno pure peggio. Quindi è tipo una storia che un po' si ripete, no? Però intanto, di esplosivo, ne posso fare qualcosa? Sì, dai, facciamoci un'altra trappola esplosiva, così posso raccogliere questa cosa qua e andare fuori, perché qua dentro non c'è più niente. E quindi tornare indietro, ragazzi. Mamma mia, mi chiedo Tommy, cioè, come cacchio abbia fatto, ragazzi, ad arrivare fin qui da solo, ritrovandosi comunque ad avere a che fare sempre con i lupi, iene, chissà chi. Chi cacchio ha incontrato? Ed è riuscito appunto a fare tutto da solo, ragazzi. Cioè, è una cosa pazzesca. Qua dentro che abbiamo? Niente. Sempre al massimo. C'è sta poco da fa. E qua? Un altro foglietto. Boris, ancora.
Boris, i lupi hanno chiesto Boris, tra l'altro. I lupi hanno fatto irruzione nel QG della Fedra e recuperato l'elenco dei membri. Mi hanno riferito che stanno rastrellando casa per casa alla ricerca di soldati. Non voglio finire giustiziata nella mia città. Quando la situazione sarà più tranquilla, tornerò sotto falso nome. Non ho trovato Alfi. Ho lasciato il suo cibo sul retro di casa tua. Se non dovessi tornare, falli tante coccole da parte mia. Ha sempre avuto un debole per te, Sofia, Yolanda. Quindi Alfi dovrebbe essere un cane o un gatto. Suppongo forse più un gatto. Che cipi, ragazzi. Grazie, che tenero. Vabbè, allora di qua non andiamo da nessuna parte. Comunque sta cosa di uscì sul retro, eccetera, eccetera, a me mi confonde non poco, eh. Già che io c'ho un senso di orientamento che fa altamente pena. Quindi poi ritrovarsi, regà, a cambiare strada tipo 300.000 volte. Qua posso aprire? Vabbè, posso direttamente arrampicarmi, però prima di salire su quella scala più lì che di là. Vediamo un attimino. Qua non ci sono stata, quindi qui non c'è nulla. Questo cos'era? Un caffè? Immagino, sì, una sorta di bar, esatto. Di qua non c'è niente. Minchia, non c'è una mazza qui, ragazzi, eh. Ok, niente, straccetti al massimo. Qua non c'è nulla, ma io sto sentendo un rumore strano. È bloccata. Secondo voi si può aprire e sbloccare in qualche modo entrando da fuori questo? Oh Jesus, quanti appunti interessanti che prende Ellie. Vediamo un po'. Fanculo il VLF. Semplice, conciso, senza troppi giri di parole, insomma. Va bene così, va bene così. Allora, qua ci sono appena stata, quindi, raga, niente. Mi sa che quella porta bloccata non la si può sbloccare. Cioè, ho comunque fatto il giro e non ho trovato altri ingressi. A meno che non me lo son perso, come potrebbe essere, facilmente essere. Quindi arrampichiamoci di qua e vediamo un attimino dove ci porta questo tetto. Possiamo andare di qua? Dovremmo cercarlo. L'ordine è di controllare il perimetro. Ma attenzione, magari passa di qui. No, pure il cane no. C'è qualcuno. Merda. Infatti. Su, piano. Cazzius. No, è pure il cane no. Tieni premuto per visualizzare. Ah. Ah, pure. Puoi seminare un cane allontanandoti o creando un diversivo. Oh, cazzo. No. No, vabbè. Cioè, raga, sono stata capace pure di farmi beccare. Cioè, mi è arrivato veloce sto cazzo regane, eh. Cioè, è pazzesca sta roba. Toh. Ecco fatto. Dritto in faccia. Bumbete, bumbete, bumbete. Oddio, sta arrivando da qua. Aspetta, magari la posso ammazzare silenziosamente. Vieni, vieni, vieni. Sempre se non arriva il cane prima. Cosa molto probabile. Mannaggia. No, raga. No, 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 no. No. Io non le posso fare ste cose. Io non le posso fare ste cose. Che palle. E vabbè, ciao, eh. Mannaggia. Cioè, perché mi dovete far ammazzare i cani? Che palle. E questo non è morto. O morta, chiunque tu sia. Ok, dritto in testa. A posto. Ah no, a posto un par de palle, ce ne sono altri là. No, raga, io non posso. No, 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 no. Ci stiamo. Ho un altro cane. No, non me fate fa ste cose, ve prego. Mannaggia, bubba, mannaggia. No, ci siamo. No, 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 No. Merda. Ah, intanto ci curiamo. Ma io no, no. No, perché, perché, perché mi dovete far ammazzare i cani? No, non ce la posso fare, non ce la posso. E basta, quanti cazzo siete? No, ragazzi, arrivano altri cani. Cioè, aiuto. Aiuto, aiuto, veramente. Mannaggia santa, mannaggia. Ci mancava pure sta nuova meccanica dei cani. Cazzius, i cani li potevate tenere fuori da sta triste storia, no? Che palle, mamma mia, che palle, raga. Ok, sta arrivando da lì. Ah, Gesù, no, raga, non si affronta sta cosa. Non si affronta. A parte che ho rischiato di morire tipo malissimo.
Ne vogliamo parlare? Questo non ha rilasciato un cacchio. Benissimo. Ok, proviamo ad usare anche, raga, l'altra pistola. Mi devo ricordare di poterle usare entrambe. Dove sono andati? Uffi. Allora, proviamo ad andare di qua, raga. Che qua c'era un'apertura. Magari posso passare tranquillamente, tra molte virgolette, tranquillamente di qua. Vedete, comunque, raga, ogni potenziamento può risultare utile. Perché adesso sto strisciando e ovviamente sono molto più veloce rispetto a prima. Quindi questa è una cosa davvero positiva. Allora, io direi di restare sdraiati. Perché questo è giusto di qua che sta arrivando. Mi chiedo se potremo riuscire ad ammazzarlo silenziosamente in qualche modo. Sempre se non c'è qualche altro stronzo. Ah, ce ne sono, ovviamente. No, giusto di qua. Raga, se non è sfiga questa. Cioè, ditemi voi se non è sfiga questa. Cioè, sono in tre ancora, Non vorrei dire. Guarda nell'edificio. Coprimi. Zitta, 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 zitta. E mori. Ok, e Charlotte, sta arrivando! Charlotte. Cazzo. Ecco, pure il cane. Charlotte. Charlotte, sempre se non Charlotte arriva prima il cane. No, non ci posso credere, raga. Che cosa terribile. Che cosa terribile questa, ragazzi. Oh! No, raga. Mamma mia. Mi sa che a breve andrà così, se continuiamo di sto passo, ragazzi. Dove vai? Che corri così incredibilmente. Ciao. Guarda, facciamo prima a fare così. Ecco. A posto. Scusa. Che cazzo è stata sta cosa? Che saltata? Cos'è stato? Non lo so, ragazzi, ma è stato alquanto esilarante. Cioè, una morte così atroce. Ok. Va bene tutto, ma qua la gente sembrerebbe non essere ancora finita, signore e signori. Tanto per cambiare, nel frattempo vediamo se c'è qualcosina di utile. Qua in giro sembrerebbe di no, soltanto porte per fuggire. Intanto, raga, ho fatto tipo una simil carneficina. E se dovessero arrivare altri cani sarebbe un po' una rottura di pallonze. Sta arrivando qua, vero? Sembrerebbe proprio di sì. Sembrerebbe proprio di sì. Vediamo se riesco a non farmi beccare, raga. Eh no. Che giro devi fa? Sei un po' indeciso, Cassius, raga. Cioè, sono abbastanza umani questi nemici, perché fanno giri non molto prevedibili e la cosa potrebbe essere problematica. Quindi è bello comunque, l'IA di questi nemici. Ok. Quindi, ok. Via, pure te. Meno riesco a risparmiare qualche munizione. Mo ci vuole. Voglio vedere se andando in giro trovo tutto al massimo. Accidentaccio. È finita sta storia? Ok. Ok. Io mi chiedo come faccia lei ad essere sicura sempre al 100% di aver finito, ragazzi, per ammazzarli tutti. Ma va bene, gli diciamo di sì. Intanto continuo a fare giretti per cercare roba utile. Quindi è meglio, ragazzi, che guardi per bene intorno. Quindi bottiglie al massimo. Mi devo ricordare, raga, che posso usare pure diversivi, appunto, tipo le bottiglie o robe simili. Quindi creiamoci un bel medikit, visto che abbiamo tutto al massimo. Prendiamo questo bello straccetto. Vediamo. Zan 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 zan. Qua non c'è proprio un ca. Di qua invece, di qua. Ec. Non c'è nulla qui. Che palles. Va bene. Di pure qua, ragazzi, non abbiamo rimediato praticamente nulla. Di qua non c'è una ceppa. Quindi adesso posso un attimo con calma guardarmi intorno. Anche se qua dentro già ci sono stata. Però, visto che ero in balia dei nemici, sicuramente qualcosina indietro me lo sono lasciato. Tipo, vedete, questi colpi qua, ad esempio. Cassetti che si possono aprire? No, sembrerebbe proprio di no. Al massimo. Al massimo. I colpi per fucile al massimo. Va bene, ok, devo averne raccolti altri perché sennò, raga, non si spiega veramente. Quindi qua non c'è niente, ci sono appena stata, mi sa. Sì, infatti, non racimolo nulla da qui. Quindi possiamo uscire. Questo negozio di fronte...
Sì, ci sono stata un attimo fa, quindi ho già perlustrato tutto, per cui possiamo procedere. Seafood Market, che bel granchietto che è rappresentato. Passiamo dall'entrata laterale, anche se comunque l'ingresso era aperto, ci sono stata pure qua un attimo fa. Quindi, allora, tu hai rilasciato qualcosa bello? No, sembrerebbe di no, te eri un po' un pezzente, mi sa. E, alcol? Altro? No? Va bene, allora, vediamo ragazzi se... qua dentro ci sono stata? No, non ci sono stata. Meglio comunque dare un'occhiatina. Bottiglia al massimo. Qua non c'è una mazza. Di qua, di qua, di là. Qua si passa sul retro. E suppongo che qua dietro non troveremo nulla. Non so se sono entrata già qui. Sì, qua è dove ho fatto la strage. Perfetto, allora dovrei aver controllato tutto. Come sempre uso il condizionale, ragazzi, concedetemelo. E quindi possiamo aprire qua. Boom e te. Vai, spingi, spingi, spingi. Spinga, signorina. Ok. Assicuriamoci di bloccare per bene la porta. Allora ragazzi, direi di approfittare di questo momento di quiete per salvare la partita e per fermarci qui. Quindi riprenderemo da qui la prossima volta e stiamo andando per l'appunto alla ricerca di Tommy, che comunque, come vi dicevo regà, sta andando avanti tutta, cioè senza fermarsi. È una macchina da guerra quell'uomo, chi se lo sarebbe aspettato, perché comunque ce l'hanno fatto vedere sempre un pochettino remissivo, no? Anche nei confronti della moglie eccetera, però evidentemente Tommy è un personaggio che nasconde molto più di quello che ci aspetteremmo. Probabilmente anche magari in passato è stato costretto a fare cose probabilmente abbastanza terribili. Quindi adesso, dopo la morte di Joel, ovviamente suo fratello, regà, sta tirando fuori evidentemente rabbia repressa da tanto tempo, forse. E quindi dobbiamo vedere se riusciremo a trovarlo, sperando ragazzi di trovarlo comunque incolume e salvo. Ovviamente, perché regà, se dovessimo perdere pure Tommy, è vero che è un personaggio che non abbiamo vissuto poi così tanto, ma comunque a me dispiacerebbe ugualmente, quindi speriamo bene. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!